Yeah. Entro in casa tutto slotto, accendo la TV. Di sicuro queste cose le passi anche tu. Devo appoggiarmi a qualcosa per non cadere giù. Accendo una sigaretta, ancora in barriera del blu. C'è qualcosa di strano, sta cosa non è più. L'ho già vissuta questa scena, forse un déjà vu. Se l'ho fatto così, cerco sempre una scritta in più. Agisco in un modo diverso da come fai tu. Poi mi tiro su, mette sul balcone e fissando la luce. Viene l'ispirazione, anche la riflessione. Come Pietro con una punizione. Più che potenza voglio precisione. Questo mondo malato che prende e ti consuma. Di cui si sa la diagnosi ma non si sa la cura. Non vedere la luce certo fa paura. Io accendo questa torcia perché la mia strada è buia. Fra a volte quello che si può fare è tutto, perché quello che vuoi fare. Quello che vuoi, quello che puoi. Poi bisogna essere una persona con la testa e capire cosa è giusto, cosa è sbagliato fare, giusto? Sì, quello chiaro. Okay. Però ecco, chi è che ti dà il giusto e lo sbagliato? Io. Tu? Ok. In che situazioni invece te lo dà qualcun altro, il giusto e lo sbagliato? Se mi acchiappano. Ok, quindi polizia? Giudici. Vabbè, anche la mamma. Anche la mamma, famiglia, Mara. Infatti. La Mara. La Mara. Te fa un culo così. Io li amo. Cioè, se io dovessi pensare, certo, è diverso da mia figlia. Mia figlia è il mio universo, tutto quello che vuoi. Ma io, se penso a uno di loro che sta male o che gli succede qualcosa, me ne vado fuori di testa, cioè... Io per lui cioè, spaccherei tutto, capito? Spaccherei il mondo per lui. Però se me la metti nel culo sei una merda. Cosa vuol dire mettermi nel culo? Cioè nel senso, sì, ti faccio la bella faccia perché mi stai simpatico. Se mi stai sul cazzo te lo dico. Cioè, loro devono sapere che io ci sono alle 4 del mattino come alle 4 del pomeriggio. Se hanno un problema che magari in famiglia non riescono a tirar fuori, che può essere... sto male perché mio papà è in galera, noi parliamo di quello. Se te non stai bene di soldi è normale che vai a rubare, la famiglia prima di tutto. Nel senso che per star bene devi avere i soldi in tasca, per forza. Perché è un'ipocrita chi mi viene a dire i soldi non fanno la felicità. Sì. Allora, io avevo chiesto solo due cose, che non mi vengano mai a dire che si sono messi a spacciare droga pesante o che ci sia la violenza di gruppo su una ragazza. Ma l'uomo è animale, oh. È questo che dovete capire. La donna deve essere fine, oh, la donna deve essere fine, l'uomo è rozzo, è così, l'uomo è cacciatore. Loro vedono la mia famiglia, loro la vedono come quella del Mulino Bianco, che poi non è così. Non esiste, non è così. Però il fatto che abbiano sempre chiesto a mio marito, soprattutto all'inizio, ma tu la picchi? Noi sappiamo fare tutto, pane, dolci. Ah, ma infatti spiegatemi un po'. Con i dolci si conquistano le donne. Non è quello che ambiamo, com'è che si dice? Che ambisco a fare nella vita. Sì. Però una qualifica in mano è sempre una qualifica, capito? Nel senso, se un giorno dico non trovo lavoro, non so fare questo. Vabbè, cosa cambisci? Io voglio diventare un attore. Te vuoi diventare un attore, tu Felix? Io voglio i miei ristoranti. Non so neanche come spiegarlo perché non ho... Non è che una mattina mi sono svegliato e ho detto non so cosa fare. È che conoscendone uno, poi dopo comunque l'amico era particolare, quindi... Se avessi i soldi... Un cane. Aprirei un po' dappertutto qualcosa. Però, qualche attività qua, con la Mara. Attività là. Che bella amica. Iniziamo a cantare, facciamo un po' di rap, un po' di freestyle, così poi ti faccio male. Grazie. Grazie. Ci manca il cappellino. Come sono?